trovo presso la parrocchia di San Giovan Battista a Castel San Lorenzo in occasione della Santa Messa in onore dei festeggiamenti della Madonna Immacolata, con un rito singolare, la deposizione di una corona offerta da una famiglia ad una statua che raffigura la Madonna dell'Immacolata posta nei pressi della Chiesa Madre. Stasera abbiamo avuto quello di un atto di affidamento appunto all'Immacolata e in più questo omaggio di fiori, di una corona di fiori alla statua che ormai sviluppiamo da una decina d'anni. Benissimo, lei da quanti anni è che è parroco qui a Castel San Lorenzo? Sono parroco qui dal 23 agosto del 1993. Quindi è un bel po' di anni, diciamo, caratteristica di questa parrocchia? Sì, sono arrivato qui a questa bella chiesa che hai potuto vedere, potete vedere soprattutto, è stata restaurata e terminata perché era chiusa dal terremoto ed è stata restaurata con il contributo del popolo di Castel San Lorenzo e riaperta al culto il 26 maggio 96. Sempre. Ogni domenica la Chiesa è partecipata alla Santa Messa e vissuta come questa sera, sempre, ogni domenica. Anni fa il Vescovo Giuseppe Rocco Favale mi lanciò un'idea, quella di una radio parrocchiale, però non è una radio che va a influire le onde, diciamo, quelle di cui si poi è soggetti a tasse. È una radio particolare in cui, come una ricetta trasmittente. E da casa ci seguono all'incirca una settantina di persone anziane.